Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Kerbal Space Program e questo è il primo video che registro dopo aver aggiornato il computer Windows 8.1. Sono rimasto con Windows 7 affezionato, attaccato come un polpo allo scoglio, che bel paragone, con Windows 7 fino a che ho potuto. E, diciamo, ho voluto fare questo aggiornamento a Windows 8 per motivi di futuro aggiornamento a Windows 10, insomma, senza che ve lo stia a spiegare capirete. E quindi cosa facciamo oggi? Naturalmente continuiamo la nostra missione di atterraggio su Moon. Eravamo rimasti che avevamo mandato il Moonbreaker in orbita e questo Moonbreaker dobbiamo adesso portarlo a rendezvous con la stazione spaziale orbitante, questo Flight Engineer. Ora naturalmente ci saranno delle cose da risistemare, sì, infatti qui si vede l'HyperEdit che è molto utile però non in questi casi qui. C'era modo di levarla di torno, vero? About? Ah no, bastava cliccare su questo H button. Ok, in questa maniera non si vede, useremo solo queste tanto noi. Flight Engineer, questo figo, non l'avevo. Ah no, ok, la stessa cosa. Allora, ragazzuoli, dobbiamo raggiungere la stazione spaziale orbitante. Ci troviamo dietro rispetto alla stazione spaziale orbitante e in un'orbita più larga, quindi siamo più lenti e piano piano andrà a allontanarsi da noi. La cosa che dobbiamo fare è arrivare molto più vicini al pianeta, e direi che più vicini di così è abbastanza impossibile, per cercare di essere appunto veramente, veramente vicini a lei, perché non voglio sprecare troppo carburante. Aggiungiamo una manovra qui al descending node, dove andiamo un pochino a abbassare. Descending node vuol dire che noi, che casino, dunque fermi tutti. Ascending node vuol dire passiamo sopra, descending node vuol dire passiamo sotto, quindi stavo facendo la cosa sbagliata. Andiamo ad aggiungere una manovra, quindi dobbiamo fare questo per esattamente. Vediamo se siamo arrivati a 0,4, meno 0,4. Adesso è sempre descending node. Ok, adesso si dovrebbero invertire tipo. Ok, qui siamo sullo stesso angolo. Per adesso direi di fare questa manovra, ci vorrà un pochino di più, però comunque tanto non ci sono problemi. Vi ricordo che questo razzo sarà quello che effettivamente andrà a toccare sulla superficie di Moon. Mettiamo un attimino, cioè fermiamo il razzo, andiamo a cliccare con il tasto destro sul nostro Clampotron Docking Port Junior, andiamo a staccare il cappellone aerodinamico che tanto non ci serve più, quindi come sempre lo spariamo verso l'infinito ed oltre. Ok, speriamo che funzioni tutto, mai fail comunque sono possibili in questo gioco. Comunque andiamo a puntare direttamente verso il nodo di manovra, dovremmo bruciare fra 13 minuti per 47 metri al secondo. Vi ricordo che abbiamo un poddle sotto, quindi un motore non troppo potente, però è un motore da 2,5 metri, quindi è in grado veramente di spingerci bene. Allora facciamo questo time warp di 13 minuti, io direi che questi 47 metri al secondo li facciamo in 2-3 secondi. Andiamo a aspettare quindi di raggiungere il nostro nodo di manovra fra 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 40, 30, 20. Ok, siamo sotto un minuto. Siamo a 20 secondi, facciamo un quick save. E risistemiamoci precisamente nel nodo di manovra. Non abbiamo messo nessun tipo di luce. Ah no, sì, le abbiamo messe le luci, sì, però dal lato sbagliato, non da quello che ci interessa per dockare, ma dal lato che ci interessa per atterrare. Quindi accendiamo i nostri motori. Siamo nel nodo di manovra. E vediamo di ridurre a zero questa cosa qui. Possiamo farla anche con l'RCS, effettivamente, questi ultimi metri al secondo. 0, ok, 0,1 va bene. Vediamo l'RCS. E quindi abbiamo ottenuto l'orbita che volevamo. Che volevamo. Allora, adesso cosa dobbiamo fare? Io direi di andare. Vi ricordo che qui è di fronte a noi, cioè noi siamo qui e la sua posizione è questa. Qui come vedete ci sarà un altro incontro, ma sarà molto più lontano, 141 km, raddoppia più o meno. Quindi dobbiamo andare. Noi siamo questi.
Io direi di andare a stringere semplicemente la nostra orbita. Guardiamo le caratteristiche orbitali. Abbiamo una coapsis a 93. Vediamo di stringere la nostra orbita fino a portare l'apoapsis più o meno all'altezza della periapsis. Se troviamo il retrograde, che è qua. Ok, quindi mettiamoci qui e proviamo a vedere solo con l'RCS quanto riduciamo velocemente. Troppo lentamente, quindi vediamo di accendere un minimo i motori. Stiamo attenti perché la nostra periapsis sta scendendo velocemente, come vedete. Quindi adesso dobbiamo fare una manovra di normal. Allora, come fare? Basta cliccare qui, aggiungere una manovra. Ora 19 secondi sono un po' troppo pochi. Vediamo di metterla più avanti. Spostiamola. Wow, no, ho sbagliato. Allora, per spostare la manovra una volta. Dicevo, per spostare la manovra una volta messa basterà cliccare sul pallone centrale e spostarla lungo l'orbita. Comunque qui noi dobbiamo spingere in maniera che la nostra periapsis si alzi, quindi dobbiamo fare tipo no, così. Apoapsis a 84, periapsis a 74. Un pochino se riusciamo. Cioè dobbiamo in pratica invertire apoapsis e periapsis. Facciamo fare un pochino più bassa. 75, 82, forse questa è quella meglio. E qui abbiamo 77. Questa è quella della stazione, però la nostra apoapsis sarà. Periapsis, apoapsis sarà qui a 76. Sì, saremo comunque più lenti. Vabbè, proviamoci. Tanto fra quanto è? 27 secondi, dovremmo bruciare per un secondo. Sarà buio per un bel po', però chi se ne. 20 secondi, facciamo un bel F5 e andiamo a fare time warp fino a 0. Eccoci qua, accendiamo, bruciamo velocemente, non ci importa la precisione assoluta, anzi, questa è solo una manovra di, diciamo, assestamento in qualche maniera. Vabbè, già che ci siamo, non ci vuole poco a fare così. Perfetto, allora, vediamo di cliccare sulla V qui per chiudere la manovra in maniera che non ci farà più vedere niente. A questo punto qui abbiamo un incontro a 61 km. Allora, il descending node di quanto è cambiato? Siamo ancora a 0,0, perfetto. Vediamo di aggiungere una manovra qui di restringimento dell'orbita. Più che altro stiamo attenti alla nostra periapsis, non deve scendere sotto i 70. 60 appunto, vediamo di scendere magari tipo a 71 e qui avremo un incontro a 70 km in questa maniera. Vabbè, allora ragazzi, ci conviene allargare e poi rallentare di nuovo, vero? Ok, eccolo qui, eccolo qui. Quanto? 370, è un bel po', eh. Un pochino, 1,5 km, così va bene. Per 16 secondi dovremo bruciare, quindi facciamo un bel quick save. Fra 4 minuti e 57 dovremo bruciare per qualche secondo, quindi 8 prima e 8 dopo. 4 minuti, quindi time warp fino ad arrivare al nodo di manovra. Fatto un decollo un po' brutto con questo razzo qui. Tanto comunque ragazzi avremo la possibilità di fare rifornimento. Aspettiamo di essere tipo a 30, facciamo un quick save qua e prepariamoci alla nostra manovra. Ok, 20, 19, quindi un altro po' di time warp fino ad arrivare a 10, più o meno 9, 8. Accendiamo e spingiamo al massimo in quella direzione. Per 16 secondi dovremo bruciare con il nostro poddle per allargare la nostra orbita. L'abbiamo già fatto negli episodi precedenti, questa manovra. Volevo vedere di evitarla, possibilmente, cercando appunto di riuscire a recuperare, essendo più veloci la stazione spaziale, ma invece dobbiamo fargli fare un giro in più alla stazione spaziale. Stacchiamo i nostri motori, siamo a 5,4, quindi facciamo di motori al minimo quest'ultimo pezzo 2 1 e 0,4, ok, e RCS fino a 0,0. Stacchiamo
chiamare CSS, e abbiamo il nostro teoricamente incontro a 1,5 km, addirittura 300 metri, ragazzi, passeremo. Perfetto. Quindi facciamo il nostro time warp, facciamo il nostro tiro a palombella sopra Kerbin, la nostra orbita che non è più circolare assolutamente, ma è abbastanza ellittica. Infatti abbiamo una apoapsis di quasi 1.858.000 e andremo a tornare alla periapsis più o meno. Dov'è la nostra periapsis? Eh sì, è proprio la periapsis, ragazzi. Andremo a tornare all'altitudine di 75 km, ovvero quella a cui gira la stazione spaziale orbitante. Vi ricordo che abbiamo la possibilità di fare rifornimento quando appunto avremo raggiunto la nostra stazione spaziale. Comunque questo è il timer che ci interessa. Dovremo ribruciare per quei 16 secondi in pratica, ragazzi. Quindi allora facciamo un quick save di sicurezza. Andiamo a prendere una manovra. Facciamo qualcosa in manuale. Allora questo PC aiuterà a capire cliccando Q. Qui, vabbè, facciamo così, ragazzi. Ma siamo ancora in time warp? No, allora perché non ci fai fare le manovre? Che problemi hai? Le risorse ce l'hai tutte, vero? Ce l'hai tutte le risorse. Ok, quindi non c'è alcun tipo di problema. Va bene. Ok, ragazzi, non sappiamo assolutamente dov'è la nostro pallino di creazione di manovre, quindi cosa fare? Space Enter e ritornare qui per forza, non c'è alternativa. A volte, pur essendo appunto in versione definitiva, finalmente Kerbal ha ancora queste piccole pecche. Quindi voliamo nel nostro razzo, adesso possiamo fare veramente le cose sul serio. Quindi adesso possiamo fare le manovre, aggiungiamo una manovra, la spostiamo precisamente alla periapsis e clicchiamo retrograde. Basta un minimo, ragazzi, perché in questa maniera avremo la posizione del retrograde alla periapsis. Quindi noi andiamo a posizionarci qua. Diciamo che questa posizione qui è assoluta, indipendente dalla nostra posizione in orbita. Sappiamo che nel punto in cui arriveremo al nostro nodo di manovra, la posizione in cui dovremo bruciare è questa. Quindi se volete fare anche delle manovre in maniera manuale, come ho intenzione di fare io, basterà fare una piccola manovra di prova, posizionarci lì e poi fare time warp. Allora, ragazzi, dovremmo bruciare quindi 8 secondi prima della periapsis. Abbiamo 6 minuti, ancora 5, 4, 3, 2, 1 e 50. Guardate come ci avviciniamo veloci. 40 secondi. Ci abbiamo ancora quell'incontro a 0,3. Ma porca troia. Va bene. Quindi io farei un quick save adesso e proverei a farla del tutto manuale. Quindi facciamo time warp e guardiamo la distanza piuttosto invece che il tempo. Passeremo a 300 metri dalla stazione a quanto pare. Quindi 4 secondi. Eccoci qua. Via. Accendere, accendere, cazzo, com'è veloce. Ok, vediamo di bruciare, quindi fino a ridurre a zero questa cosa. No, l'abbiamo presa tardi, quindi ragazzi, F9. Ok, 12 km. Vabbè, ho rifatto quick save di sicurezza. Guardiamo fra quanto ci dice. 13, 12, 11, 10, 9, 8, via. Facciamo anche DRCS per rallentare più velocemente. No, ancora. Vabbè, teoricamente non andiamo troppo lontano però, eh. 8 secondi a 100 metri, vabbè. E siamo praticamente a 10 metri al secondo in allontanamento. Adesso siamo fermi rispetto a lei. Ok, quindi siamo in avvicinamento invece adesso. Proviamo a vedere di riuscire magari a mettere anche tipo una rotta di collisione lentissima, ma va bene così, perché vogliamo ritornare nella zona illuminata del pianeta. Ci vorrà un po', quindi 0,5 metri al secondo vanno bene. Vediamo di risistemare il prograde esattamente nel punto direzionale in cui si trova la stazione, ovvero il pallone rosa. Sto facendo tutto con JKL per
per risistemare appunto le nostre traslazioni fino a che il nostro prograde rimane più o meno stabile su quel coso, che vuol dire che siamo comunque in avvicinamento continuo alla stazione. Questi 700 metri li finiamo praticamente adesso. Ok, siamo a 670 metri, ragazzi. Allora, vediamo di avvicinarci con l'RCS a 4 metri al secondo, ok. Vediamo di posizionarci quindi così. Siamo arrivati a 6,7 metri al secondo. Posizioniamoci sul prograde e teniamo pronto il tasto N, F5, F5 che è fondamentale. Facciamo time warp, vediamo un attimino quanto si sposta il nostro indicatore. E siamo arrivati praticamente a 2, probabilmente arriveremo molto 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 vicini alla stazione. Ok ragazzi, adesso dovremo fare una manovra certosina, perché intanto dobbiamo rallentare fino a 0. Zero. Perfetto. Dobbiamo rimanere immobili. Come vedete la distanza continua leggermente a diminuire, però molto molto lentamente. Adesso cambiamo e andiamo alla stazione spaziale. Ok ragazzi, allora abbiamo la nostra capsuletta, questa dovrebbe essere quella che torna giù, mentre questa qui dovrebbe essere il Moonbus. Sì, questo è il Moonbus, penso. Sì. Sì, questo è il Moonbus. Ok, allora, a parte basterebbe fare come si faceva a vedere. C'era un modo tipo alt click, crew report. Vabbè, qui ci dice no, reset experiment. C'era un modo, control click, alt click, shift. F9. Ho fatto una cazzata, ragazzi. Ho acceso i motori. Ok, ah, risiamo qui a 500 metri. Vabbè, ce la rifacciamo, tanto è veloce. Aspettiamo di essere più vicini. Quindi eravamo più o meno a 200 metri. Iniziamo a rallentare. Eravamo arrivati a 114 prima. Shift no, shift comunque no, non è il tasto giusto, perché shift accende i motori ovviamente. Una cosa buona quando si docca con la stazione spaziale, più o meno è quello che è successo qualche giorno fa con la Soyuz, che ha spostato la stazione spaziale accendendo i motori per sbaglio. Allora, siamo a 121,1 e siamo in allontanamento, avvicinamento, siamo stabili, perfetto, questo è quello che ci interessa, quindi facciamo switch to. E adesso facciamo un quick save qui. Ok. Allora, sono abbastanza sicuro che sia questa la capsula che andrà su Moon. Quindi, sì, infatti è questa, perché vediamo che ci sono i Kerbal all'interno. Quindi, attiviamo l'RCS e premiamo N per allontanarci temporaneamente da qui. Qui abbiamo il pieno, perfetto. Adesso riprendiamo l'altra capsula, quindi non Matusalem, ma Matusalem. Torno subito. Ok ragazzi, allora non sapevo qual era il tasto con il layout inglese UK come io nella tastiera per switchare con i vessel vicini. È la parentesi quadra sinistra e destra ci permette di andare velocemente a cambiare fra un razzo e l'altro. Quindi a noi ci interessa questo. Ci interessa questo video, dobbiamo andare a avvicinarci ancora. Quindi andiamo a premere H per avvicinarci, andiamo a spostare il nostro razzo in maniera che siamo tipo in una rotta di collisione, naturalmente non vogliamo schiantarci con la stazione spaziale, però vogliamo avvicinarci mentre, come vedete, piano piano il nostro Moonbus si sta allontanando. Ok, allora vediamo di continuare a avvicinarci, a questa velocità ci va bene, un pochino troppo lenta effettivamente, quindi vediamo di
fare con Ea per i peppi. Ok. Vai. Perfetto, 1 metro al secondo. 1 metro al secondo va benissimo. Vedete, ci stiamo avvicinando molto velocemente. Adesso dobbiamo naturalmente però andare a doccare dalla parte opposta, perché era troppo facile, no? Doccare da questo lato. Quindi dobbiamo fermarci innanzitutto, riportare a zero il nostro, la nostra velocità rispetto a target, ok. Poi girarci del tutto. Così, andare a fare un po' una manovra anche manuale N. In questa maniera ci stiamo avvicinando, come vedete, diciamo lateralmente, cioè la stiamo affiancando in questa maniera alla stazione spaziale. Ok, adesso andiamo a premere H per ridurre a zero questa delta V. Poi clicchiamo con il tasto destro qui. Oh. Set as target, qui dobbiamo toccare. Quindi abbiamo scelto quella lì, adesso dobbiamo andare a avvicinarci alla stazione spaziale con dei thruster laterali. Ok, dunque siamo ancora troppo vicini, quindi vediamo di allontanarci un attimino. Ok. Come vedete, ragazzi, vediamo il nostro coso lì, il nostro obiettivo. Vediamo di spostare il nostro prograde fino a raggiungere il nostro centro. Se ce la facciamo? Wow, ma che cazzo stai facendo? Ops. Io devo guardarle anche le cose, non posso fare tutto secondo la Nevball, però mi piace fare questa cosa. Quindi vediamo di alzarci un attimino, piano piano rallentiamo il nostro allontanamento, forse un po' troppo rallentato. Ok. E adesso. E adesso fermati. Perfetto. No, di qua. Siamo troppo vicini per premere H, quindi dobbiamo andare a prima spostarci e poi avvicinarci. Ok, quindi questo. E proviamo a premere H proprio un gocciolino. Vediamo di. Ok. Sì, ma avvicinati, grazie. No, troppo, 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 troppo. Detto troppo. Ok. Dai, che ce la facciamo 2 ore tutte le volte per docking. Ce la facciamo? No, N. No, ah, dai, che ci siamo. Fermati lì. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Perché abbiamo fatto questa cosa? Perché vogliamo ripristinare l'RCS. Possibilmente senza svuotare del tutto questo. Potrebbe far comodo per tornare giù. Ok, poi Alt click destro, in. Svuotiamo questo serbatoio. Stiamo traballando un po'. In di qua, ok, e riempiamo del tutto. Dovremmo arrivare a pieno adesso. 7,20 e 8,80, perfetto. Quindi questo nostro serbatoio è pieno, questo nostro serbatoio è pieno, non ci sono altri serbatoi, quindi adesso ragazzi possiamo tornare a staccare la nostra navetta, il nostro lander. Ok, ci allontaniamo un minimo. Andiamo a ruotare la nostra nave e annulliamo la nostra rotazione.
E adesso andiamo a mettere la camera in chase, almeno riusciremo un pochino. Sì, ma attiva l'SS, amico, se no ci stai 2 ore. E adesso dobbiamo andare a doccare invece di qua. Ora, io spero che non traballi troppo, la situation. Abbiamo fatto effettivamente un bel nasetto che trema, però dovrebbe essere tutto in asse, quindi. Allora, andiamo a spostare questa cosa di qua. Siamo in avvicinamento a 0,2 metri al secondo, ma 45 metri. Facciamo un bel quick save. Quick save, vai. Allora, dobbiamo ancora allinearci bene, quindi di qua e di qua. Penso che adesso ci siamo. Premiamo un attimino N per allontanarci e andiamo a fare time warp per arrivare a puntare proprio di fronte al Moonboost. Ok, eccolo lì ragazzi. Allora, vediamo nella Nevball il coso del Moonboost. Allora, vediamo di frenare. E magari accelerare un pochino per riuscire a doccare. Se ce la facciamo solo con la Nevball sono contento, eh. Ce la potremo fare adesso perché insomma siamo allineati e stiamo andando molto lentamente. 0,1 metri al secondo, guardiamo se. Un gioco non mi fa scherzi. Oh, dov'è andato il prograde? T'ho visto. Ci stiamo avvicinando a 10 cm ogni secondo, che non è proprio bassissima come velocità per il docking, però. Ma io l'ho messa se. Un set target, sì. Andiamo manuali, vaffanculo. N. Perché voglio fare le cose manuali quando non ne sono capace? N, ho detto. Che diavolo? Perché è successa questa cosa e mi ha allontanato? Vabbè. Andiamo a cambiare con questa. Docchiamo con questa. Attiva l'RSS, amico. Allora, ruota così. E vai a doccare. Dai, pensaci tu che tanto quello è stupido. Ci facciamo a ruotare questo robo, ok. Vai su. Non picchiarci, please. Dai. Disattiva l'SS. Fatti orientare da quello. Ok, ci siamo. Ci siamo. Allora, adesso è la prova del 9, ragazzi. Abbiamo fatto questo tentativo di. Ok, perfetto. Quanto. Oh mio Dio, perché c'è questi freeze allucinanti quando guardo nei contract? Quanto RCS consumiamo? Un bel po'. E consumiamo davvero tanto di RCS, ragazzi. Ok. Allora, vediamo senza RCS come ruotiamo. Ruotiamo bene perché abbiamo messo anche l'SS di sotto c'è. Questo è un decoupler. Qui non ci sono SS. Non ce n'è neanche uno. Che bello. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo raggiungere Moon. Quello che ci rimane da fare, appunto, è arrivare a. Avvicinarci alla superficie di Moon. Set as target. Ok, allora andiamo a fare una manovra di allargamento della nostra orbita fino a raggiungere l'orbita di Moon con la nostra apoapsis. Così. Ok, Moon si trova lì, quindi dovremo andare a anticiparla e eccoci qua. Vediamo se riusciamo a fare una manovra che gli passa tipo davanti. No, eh. Quanto è sta periapsis? 240.000. Se riusciamo a tenere una periapsis più bassa così. Intanto chiacchierano. Vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere. Perché gli gireremo intorno in senso contrario. No, vabbè, vabbè, ragazzi, facciamo
l'avvicinamento classico con una periapsis il più bassa possibile, tipo 125, 0, una media fra 125 e 0, 39, perfetto, F5. Quindi andiamo a puntare verso il nodo di manovra, 860 metri al secondo di delta V con il nostro pod. Allora ragazzi, intanto cosa fondamentale, cliccare qui e fare shutdown engine. Che cazzo sta succedendo? Perché non mi vuoi girare dove ti dico io? Ah, probabilmente ragazzi c'è... Ci sono dei problemi con l'SS di questo perché toggle torque. Ok, adesso non gira più quello, gira solo quello sotto. Ovviamente, ragazzi, sono due corpi che vogliono girare uno in direzione opposta all'altro. Ecco, infatti, adesso traballa un po' la situation perché non c'è più nessuna forza sull'ender. Vabbè, ma ci va bene così. Allora. È la prima volta in assoluto che faccio una missione così complessa per andare solo su Moon. Anzi, in generale faccio una missione così complessa. Però ho voluto provare un pochino. Come vedete, traballa molto la situazione. Non c'è modo però di mettere gli action group adesso. Allora. Giriamoci. Attiviamo l'RCS, dai, sennò ci vuole 2 ore.